Ciao ragazzi, benvenuti in Curiosando, il mio canale YouTube dedicato all'informazione. In questo nuovo video vi voglio far ascoltare una nuova registrazione audio che riguarda il processo per l'omicidio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. In particolare vi voglio far ascoltare l'interrogatorio fatto ad Antonino Marchese, fratello del collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese. Antonino Marchese, come vi ho detto, è stato interrogato durante il processo per l'omicidio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. L'udienza si è tenuta a Palermo giovedì 10 novembre del 1994. A presiedere la corte è il giudice Innocenzo Lamattia. A fare le domande a Marchese sono il pubblico ministero Vincenza Sabatino e gli avvocati Mormino e Tommaso Romano. Antonino Marchese è nato a Palermo l'11 marzo del 1957. Era uno dei killer più fidati agli ordini di Salvatore Riina ed è stato fedele anche dopo l'arresto, infatti non ha mai deciso di collaborare con la giustizia. È stato condannato all'ergastolo nel maxiprocesso che si è tenuto a Palermo. In questa udienza Antonino Marchese respinge tutte le accuse che gli fa il fratello Giuseppe. Nega di conoscere Salvatore Riina. Anzi, ammette di conoscerlo solo di vista. Nega di conoscere altri uomini appartenenti alla mafia. Antonino Marchese chiede di fare un confronto con il fratello Giuseppe. Sto cercando di capire se il confronto è avvenuto, in modo da pubblicare il video. Allora amici, prima di lasciarvi all'ascolto della registrazione audio, volevo chiedervi come al solito di lasciarmi un like al video se il video vi piace. Aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. E soprattutto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, in questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. E se attivate anche la campanella sarete sicuri di non perdere i prossimi video che pubblicherò. Allora amici, ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio, noi ci vediamo nella prossima anteprima. Ciao ragazzi! No, visto domani. Vabbè, lasciamolo così. E allora, appuntato, dobbiamo fare venire qui Marchese Antonino. Si accomodi. E allora, Marchese, si tiri, ecco, così. Deve parlare al microfono e deve... No, non lo lasci stare appeso lì, se lo alzi. Così. Deve dire tutte le sue generalità al microfono. Allora, Marchese Antonino, nato a Palermo, 11.357. In atto lei è detenuto dove? Asinara, per ora a Palermo, per ora Asinara. Per ora a Palermo intende dire ora? Per ora. Per questa udienza che sono per venire qua. Qui, esatto. E ci dica una cosa, lei innanzitutto, lei che pena sta scontando? L'ergastolo. Ergastolo, per quale reato? Il procedimento Puccio e un altro procedimento. E un altro. Del Max. Prego? È del Max, un altro procedimento del Max. Del Max. Senta, lei è stato citato ed è stato portato qui avanti questa corte per essere sentito in ordine a determinate circostanze. Però la sua qualifica è quella di imputato di reato collegato e quindi per legge ha la facoltà anche di non rispondere alle domande che le facciamo noi. Lei intende rispondere? Sì, sì. Intendo rispondere. Intende rispondere. E allora, si dato che è presente il difensore di fiducia, avvertito della facoltà che ha di non rispondere, intendo essere sottoposto ad esame. E allora mi dica, lei è stato detenuto assieme a suo fratello Giuseppe? Sì, sì. Dove e quando? Allora, siamo stati in diversi carceri, tra cui qua a Palermo, Trapani. Siete stati pure a Termini Imerese? Ma a Termini Imerese non mi ricordo se siamo stati assieme, non mi ricordo, ma penso di no. Quando lei dice assieme intende dire stessa cella o stesso carcere? Anche come area, io intendo dire assieme,
carcere o ci assieme, nel senso cella e aria. E aria. E allora, io le ho fatto una domanda: a Termini Imerese siete stati assieme? Assieme, diciamo, contemporaneamente siete stati detenuti nel carcere di Termini Imerese, ricorda? Allora, a Termini Imerese eravamo tutte celle singole. Tutte celle singole. Mi sembra che ci sia stato qualche paio di mesi che ci vedevamo all'aria. Prima c'è stato un periodo che non ci vedevamo, perché lui era in un altro carcere, io venivo da un altro carcere e non ci facevano incontrare, in un primo periodo. Poi da Palermo ci hanno trasferito a Termini Imerese e ci vedevamo, se non vado errato però, non mi ricordo di vicino, ma mi ricordo che mi sembra che ci vedevamo all'aria e che lì erano tutti celle singole. Ho capito. E mi dica una cosa, e poi dove siete state assieme? Palermo, Trapani, Trapani lo stesso discorso, tutte celle singole. Sì. Poi dove? E Voghera? A Trani siete state assieme? Sì, Trani, Cuneo. Carcere che mi ricordo questo verso a poco. Ho capito. E mi dica una cosa, cerchi di ricordarsi questo: mentre eravate a Trani, eravate state collocati nella stessa cella? No, mai. No. Però vi vedevate? Ci potevamo vedere all'aria. All'aria. Cioè durante l'ora di aria, sì. Vedevate e parlavate. E mi dica... Cioè, questo in un periodo che lui si trovava nella sezione dove ero io. Poi io sono partito e poi lui era in un'altra sezione che andava all'area con altri. Cioè, per vederci si doveva fare la domandina. È stato un periodo breve che siamo stati assieme all'area. Ho capito. E senta, registriamo, è vero? E mi dica una cosa. Evidentemente voi eravate fratelli, certo. Oltre che, come risulta ormai accertato, almeno sul piano giudiziario, facevate parte di una certa organizzazione, questo risulta accertato. Presidente. E quindi, no, scusi un momentino, arriva la domanda, un minuto, mi lasci. E voi parlavate con suo fratello e in qualche occasione avete avuto modo di parlare dell'uccisione del tenente colonnello dei carabinieri russo Giuseppe? Cioè mi riferisco all'omicidio che è avvenuto nel 77 a Ficuzza. Io le posso dire che tutto quello che lui dice al riguardo questo discorso sono tutte infamità, non esiste niente di tutto. Non abbiamo avuto mai nessun discorso del genere, completamente non esiste. Sono tutte tragedie che sta facendo, ma non solo in questo procedimento, ma in tutte le dichiarazioni che ha fatto. Sono tutte tragedie per ottenere i benefici che ci stanno dando. E mi dica una cosa, ma che cosa ha detto in questo processo? Lei lo sa che cosa ha detto in questo? In questo processo che cosa ha detto? Lo sa? Cioè, per chiamarmi, vuol dire che lui ha fatto qualche dichiarazione riguardo questo processo. E io le sto chiedendo, che cosa ha detto? Lei lo sa che cosa ha detto in questo processo? No. Quindi non è vero quello che lui ha dichiarato. Ma non in questo processo, ma in tutti i procedimenti. Infatti io la prego di poter avere un confronto con questo signore. Questo signore è suo fratello? Mio fratello. Di avere un confronto. E me lo dica di davanti se io gli abbia raccontato qualcosa al riguardo. Io la prego di avere un confronto con lui. E allora, non risulta vero quanto da lui dichiarato, non solo in questo ma anche in altri processi. E chiedo un confronto. Con questo signore, però io le voglio fare presente, Marchese Antonino, per quello che può valere, che lei si riferisce anche ad altri processi, però molte delle cose che ha detto suo fratello sono state riscontrate
riscontrata, lei lo sa, perché insomma, ormai è pratico di certe situazioni. Cioè, sono state verificate molte di quelle cose che ha detto suo fratello e senta, non sono state... Presidente, no, io a riguardo ciò che dice mio fratello, io in altre occasioni ho chiesto anche confronto con lui. In base a quello che io ho letto, di avere un confronto, cioè, per dirmeli di davanti questa infamità che sta facendo, ma non solo nei miei riguardi, ma nei riguardi di tutte queste persone che lui sta accusando, ma nei riguardi di tutte queste persone che sta facendo un sacco di tragedie. Vabbè, e allora, pubblico ministero, domande? Sì, vorrei sapere se ha mai sentito parlare dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Mai. E lei ovviamente non ha fatto parte. Mai. Ciò significa. Conosce Rina Salvatore? No, l'ho visto in un precedente procedimento qui in quest'aula, di vista. In un precedente procedimento che sono stato in quest'aula, l'ho visto che passava per venire qua. Prima non l'ho mai visto e non lo conosco. Non lo conosce e non aveva mai sentito parlare di Rina? Tramite giornali, tramite giornale e televisione, però io non lo conosco, non l'ho mai visto. Bagarella Leo Luca? È mio cognato. Perciò lo conosce? Certo che lo conosco. Pino Greco detto Scarpa? Non lo conosco. Mai sentito parlare? Mai. Giovannello Greco? Mai. Drago Giovanni? Mio cugino. Un altro tragediatore. Un altro tragediatore. Marino Mannoia Francesco? L'ho conosciuto qui al carcere di Palermo. Mutolo Gaspare? L'ho conosciuto a Santo Romeo Calomene qui al carcere di Palermo. Di Matteo Mario Santo? L'ho conosciuto al carcere dell'Asinaria. Un altro mongoloide. Cancemi Salvatore? E che glielo posso dimostrare che è mongoloide. Cancemi Salvatore? Mai visto. Né sentito parlare. Salvatore? Mai visto. Né sentito parlare. Niente. Favaloro Marco? Non lo conosco. Gli ho chiesto in particolare di tutti questi ultimi, quelli che lei chiama tragediatori e che invece tecnicamente vengono chiamati collaboranti. Per me sono questi. Perché hanno parlato tutti in modo univoco di lei come di appartenente a Cosa Nostra. Ma loro ne hanno fatto tante infamità e questo è assieme agli altri. Ho capito. Vabbè, io date le risposte, non ho altro da chiedere, Presidente. Va bene. E allora, a volte possiamo riportare, anzi lo può riportare in cella, non qui. Non... Domande? Avvocato Mormino. Sempre in via in diretta perché siamo col vecchio rito, a meno che lei non mi autorizzi. No, no, farlo. No, abbiamo autorizzato il pubblico ministero. La ringrazio, un sistema ormai che è entrato. Benissimo. Senta Varghese, lei in altri procedimenti è stato chiamato a confermare o meno dichiarazioni rese da suo fratello su alcuni episodi delittuosi? Io sono stato chiamato in un'udienza diversi mesi fa, proprio qua. E quindi le è stato chiesto se lei avesse riferito determinate notizie a suo fratello? Mi è stato detto se io abbia riferito delle cose a mio fratello e ho detto che sono tutte infamità. E allora è per questo che stamattina diceva di smentire quello che suo fratello eventualmente avrebbe detto in questo processo? Sì, ma non solo in questo processo, avvocato. Sì. Ma in tutte le dichiarazioni che lui ha fatto io ho tantissime cose da dire e da chiarire con lui. Ho capito. Senta, suo fratello in questo processo dice di aver appreso da lei delle notizie relative all'omicidio del tenente colonnello Russo. Lei sapeva nulla di questo omicidio? Ha avuto possibilità di avere notizie? Avvocato, io non so niente di niente. Per me tutto quello che sta facendo sono infamità. Sono infamità per ottenere questi benefici che ci hanno dato. Questo l'ha già detto. Non esiste, non abbiamo avuto mai di questo genere di discorsi, non abbiamo parlato mai di queste cose che lui dice. Ecco, mi ascolti, mi dica, lei può riferire da quanto tempo si trova detenuto e nei vari periodi in cui lo è stato e in che condizioni e qual era la sua situazione nei periodi invece in cui si trovava libero? Se può farci una
Io sono stato arrestato il 13 agosto 83. E da allora è ininterrottamente detenuto? Sempre detenuto. E prima dell'83 ci può dire se era stato detenuto? Sono stato detenuto dal 79 all'81. E poi? E poi ricoverato negli ospedali, ma là stavo poco bene e sono stato ricoverato. Quindi, se capisco bene, dal 79 all'81. Ad oggi lei è stato sempre detenuto, tranne questo periodo dall'81 all'83 in cui è stato sottoposto a cure, a terapie. Sì, perfetto. Perché sì. Lei per che cosa era stato scarcerato? In che cosa? C'è la prima volta? Sì. Per infermità mentale. E aveva subito delle perizie, degli accertamenti sì. psichiatrici? Ho subito delle perizie dove mi hanno dichiarato infermo di mente. Quindi lei praticamente è stato detenuto assieme a suo fratello per tutto il periodo, quasi, diciamo, perché suo fratello è stato arrestato quando? Se lo ricorda? Mio fratello è stato arrestato all'80... mi sembra che sia stato gennaio 82. Quindi lei è rientrato in carcere all'83 e in questo periodo è stato sempre detenuto, così come lo è stato suo fratello. Sì. Quindi lei, attività esterne ovviamente, ma questa è una considerazione. No, va bene, è assurdo dirlo, avvocato. Sì. Lasciamo stare. Non ha avuto mai... Dicevo, ovviamente mi pareva una banalità, dico, era più una considerazione che una domanda. Vabbè, ovviamente. È considerazione, è chiaro. No, domande. No, ma difatti non era una domanda, Presidente. Quindi durante la sua detenzione lei ha avuto i suoi rapporti di contatto con l'esterno come? Soltanto attraverso i suoi familiari? Cioè io ho avuto contatto? Cioè, no, andiamo alla domanda, non suggeriamo la risposta perché siamo con il vecchio rito e quindi non è esame ecco. contro esame. E allora senta, ma... Prego, Marchese, durante il periodo in cui lei è stato detenuto, sì. con chi ha avuto modo di parlare? Con le persone che venivano a colloquio o con altre persone? Con i miei familiari solamente. Solo con i suoi familiari? E solo i familiari possono entrare, perciò solo con i familiari. Vabbè, questo, solo i familiari possono entrare. E mi dica una cosa, ha parlato anche con Bagarella, suo cognato, durante quel periodo suo cognato veniva a colloquio? Io con il nome. No, neanche quando era a Palermo detenuto. Quando era a Palermo detenuto? Cioè, è una domanda. Cioè, in carcere siamo stati assieme. In carcere, cioè, in carcere siamo stati assieme. Sì, ma la mia domanda era un po' diversa. Durante il periodo in cui lei è stato detenuto a Palermo, sì. ha mai ricevuto la visita di suo cognato Bagarella come a colloquio? Mai. Mai. Ecco, per completare l'indagine, Presidente, l'ho terminato. E suo fratello, per quello che le risulta, per sì. quello che sa, avete passato lunghi periodi anche assieme nelle carceri, sì. si incontrava con le stesse persone a colloquio con cui si incontrava lei? Sì, con i familiari, mia madre, la mia sorella. E quando eravate detenuti assieme, sì. i colloqui li facevate assieme con i familiari? A volte sì, a volte no. Ho capito. Va bene, Presidente, io non ho altre domande da dover fare. Sento una domanda io, Presidente. Sì, certo. Dica Grazie. Il suo nome al microfono. Avvocato Tommaso Romano in difesa di Salvatore Riina. Se il fratello gli disse mai che lui, fratello, aveva conosciuto Salvatore Riina. Salvatore? Riina. Non abbiamo avuto mai nessun discorso. Niente cioè, non lo... il fatto che lui, per esempio, mi scusa, avvocato, che ho sentito in un confronto che lui dice che conosce, è una barzelletta. Che lui conosce? Che lui dice che conosce Riina, è una barzelletta. Ma lei come lo sa? Scusi, lei può parlare di lei, non di lui? Perché a mio fratello lo conosco abbastanza bene, lo conosco io a mio fratello, che pesce è. Lo conosco lei, io che pesce è. Quindi lei può parlare di lei? No, io invece posso parlare, Presidente, anche di lui. No, non parlare di Perché lui. Questa è una barzelletta che lui dice che conosce Riina. Ma dove l'ha visto mai? Vabbè. E allora, terminato l'esame, e allora potetelo... Io la prego cortesemente, prego. Presidente. Me l'ha già chiesto, li confronto. Voglio un confronto con questo. Me l'ha già chiesto. E allora, insisto nel chiedere un confronto con mio fratello Giuseppe.
questo punto il Presidente rinvia per continuazione l'udienza che sarà tenuta in quest'aula il giorno 24 di novembre prossimo 21 ore 9 e seguente, data in cui sarà stabilito il giorno e la sede in cui dovranno essere sentiti e dovranno essere sentiti dovranno essere sottoposti ad esame altri testi o imputati di reati collegati. Prego, solo per questo, per confermare la data, che alle 9 per cortesia, data che sin da adesso posso anticipare, e nei primi di dicembre, nei primissimi giorni del prossimo mese di dicembre.